La Commissione propone all'Assemblea di eleggere Alessandro Taltei a Presidente della GIA regionale. Pertanto chi sono favorevoli? Posso dire che Alessandro Taltei è il nuovo Presidente regionale della GIA. Dopo 8 anni alla presidenza della CIA di Pesaro Urbino, ora ad Alessandro Taltei spetta una nuova sfida. Nei giorni scorsi ad Ancona è stato eletto presidente regionale durante l'ottava assemblea elettiva della Confederazione. Rimarrà in carica per i prossimi 4 anni. Il gruppo è coeso, sono già diversi anni che lavoriamo insieme, quindi cercheremo di fare il nostro possibile per riuscire a far reddito alle nostre aziende agricole. Come dicevo, purtroppo la situazione non è delle migliori, però cercheremo di fare il possibile. Dopo il sisma e la pandemia, infatti, il settore dell'agricoltura ha dovuto affrontare le emergenze legate al caro prezzi e alla guerra tra Russia e Ucraina, che stanno mettendo a dura prova anche le Marche. A questi si aggiungono i problemi legati alla burocrazia, all'incertezza degli eventi atmosferici e alla presenza di animali selvatici come i cinghiali, che danneggiano le produzioni. Temi affrontati pure da Mirella Gattari, presidente uscente, che continuerà a dare il suo contributo all'interno della CIA come presidente dell'Associazione Donne in Campo. Nel suo intervento Gattari ha sottolineato come, nonostante le difficoltà, le strutture della Confederazione abbiano registrato nell'ultimo mandato una crescita di imprese e di soci. Continua poi la collaborazione con il governo regionale, al quale ha proposto anche di istituire d'urgenza almeno 2 ore settimanali di educazione alimentare nelle scuole per far avere la necessaria conoscenza a tutti che non ci sono solo cibi buoni e cattivi, bensì sane abitudini alimentari ed altre che lo sono meno, oltre alla differenza tra uso consapevole e dannoso dei vari alimenti. Ne gioverebbe, ha detto, non solo il sistema agroalimentare, ma l'intera società con un miglioramento della salute. Sicuramente potevamo fare diversamente, forse potevamo fare di più, meglio, ma sicuramente non potevamo fare di più perché noi ci abbiamo messo tutto. Cosa ci aspetta? Ci aspetta sicuramente un periodo pessimo per, come dire, tutti gli eventi tragici dal 24 febbraio, sicuramente. Ma noi siamo resilienti e noi vogliamo essere la risposta, vedi, alle problematiche per l'alimentazione, alle derrate alimentari, e noi vogliamo essere la risposta, questo come agricoltori, ma come associazione noi vogliamo essere anche la risposta per dare welfare, per dare tutto ciò che noi ogni giorno facciamo, e il prossimo gruppo dirigente avrà tutto il supporto di quello uscente. Io personalmente posso dire solo grazie e che sia un periodo migliore per voi. A ringraziare Mirella per il lavoro svolto anche il direttore Gianfranco Santi nell'organizzazione da ben 45 anni. Noi abbiamo solo un interesse, l'interesse è quello di far sì di rappresentare l'agricoltura e gli agricoltori, soprattutto i nostri soci, su questo non c'è dubbio, perché siamo proprio un'organizzazione che rappresenta degli interessi. A noi poco ci interessa se uno appartiene a una corrente politica, a una forza politica o un'altra. Quello che ci interessa è riuscire a dare delle risposte tramite le nostre azioni sindacali, ma anche le opportunità con i servizi che la normativa che ci dà, per riuscire a farli crescere, a diventare, a far sì che tutte le aziende possono diventare sostenibili, da quelle di pianura, quelle di collina, quelle di montagna, le quali sono chiaramente le più a rischio e le più in difficoltà.